Caro Salvatore, come sai sono a Milano per trapiantarmi il cervello. Ti confermo che la pensione non è una condizione lavorativa, ma uno stato d'animo, a prescindere. Certo, si cambia, ma solo in meglio. La foto che vedi è il mio aspetto di oggi. Ti aspetto e grazie per tutto quello che hai fatto per il Dipartimento di Scienze Motorie. Ciao Salvatore. Hi. Caro Salvatore, ci mancherai tanto, veramente. Ci ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi, per averci sopportato, per aver appoggiato tutte le nostre iniziative, per essere stato sempre con noi, come sponsor, visto che noi siamo tutti sportivi, sei stato uno di noi. Nel frattempo c'è Gemma che vuole dire qualche cosa. Salvatore, meno male che te ne vai! Per aver supportato tutti noi. Mario, ciao. Ci mancherà il preside Marzo perché, oltre che essere un preside, è stato per noi un amico. Abbiamo lavorato in sintonia, è stato sempre pronto a sostenere le nostre idee per migliorare le attività didattiche, è stato sempre pronto a sostenere i nostri ragazzi nei vari progetti, è stato un vulcano di idee e sono sicura che adesso per lui si chiude un periodo, ma la sua creatività lo accompagnerà sempre in qualsiasi campo, per cui dovunque lui intenderà svolgere un'attività sarà sempre propositivo e avrà successo. Il preside Marzo ci mancherà perché una persona comprensiva, attenta, empatica, parla col silenzio molte volte e sono stati tanti gli insegnamenti che sono arrivati, anche non verbali, perché lui ha vissuto il suo lavoro come missione, con passione, e questo si evinceva chiaramente. Una persona dalla speranza, e lui ha sempre avuto fiducia nei ragazzi, nei giovani, ha nutrito la certezza in un futuro migliore, una classe dirigente migliore che sarà sostituita dai nostri ragazzi. Una persona positiva, una persona con la quale è bello chiacchierare, discutere, affrontare anche tante problematiche perché è eclettica. Vuole un gran bene ai ragazzi, questa è la verità. Ma forse ha voluto bene a tutti, ce ne siamo resi conto. No, forse, è una certezza. Io gli auguro ogni bene, possa davvero godersi la pensione, possa fare una buona vita. Questo è il mio desiderio più grande per lui. Non lo dimenticheremo facilmente. Lo porteremo sempre con noi, nel nostro cuore. Auguri, preside. Sentiamo oggi il dovere, noi del Dipartimento di Lingue Francese, di ringraziarla per aver dato continuità alla diffusione della lingua francese e della francofonia, di aver promosso e partecipato a tutte le iniziative proposte dal nostro Dipartimento, Journée Pédagogique, nel corso degli incontri con ambasciatori e consoli francesi, gli attaché che si sono vicendati per la promozione e formazione ESABAC e in ultimo vorrei ricordare la partecipazione del liceo al progetto Taranto Brest. Di aver stipulato l'accordo con l'Alliance Française di Taranto e di Bari affinché il nostro liceo divenisse Centre de Passation Delft-Dal. Di aver sostenuto scambi e stage con i licei francesi e francofoni, cito tra i tanti, il Galatasaray di Istanbul. Insomma, di accogliere e di far viaggiare studenti e docenti per la conoscenza di altre culture, lingue e credi. In ultimo vorrei ancora ricordare i vari Erasmus K1 e K2 che si sono susseguiti nel corso degli anni, questi lunghi anni. In conclusione vorremmo ringraziarla per il clima sereno e collaborativo che ci ha fatto sentire di appartenere non solo alla scuola, ma ad una famiglia,
La ringrazio per la sua vicinanza e attenzione agli studenti e i docenti che hanno dovuto affrontare il Covid-19 e la DID. Ci auguriamo che la sua presenza in tutti questi anni del nostro liceo rimanga un punto di riferimento per chi dovrà sostituire la dirigenza. Grazie, Preside. Preside, mi sente? Perché ormai non ci salutiamo più con buongiorno o buonasera. Ormai ci siamo abituati a fare così. E abbiamo vissuto lunghi anni insieme. Abbiamo visto tante cose bellissime e poi abbiamo visto le alluvioni, il tornado, le riforme della scuola e il Covid. Io fossi in lei, rimarrei un altro po'. Prima o poi le cavallette arriveranno. Intanto si goda la sua pensione e grazie di tutto in questi anni. Enhorabuena, se disse. Hasta pronto. Ci mancherà il preside Marzo per il suo carisma. Questo è un aggettivo che non gli ho attribuito io, ma l'ho sentito per la prima volta da un ragazzo, 6 anni fa con precisione, più che ragazzo un piccolo adolescente che si accingeva ad intraprendere i suoi studi liceali e alla scelta dell'istituto da frequentare. Già iscritto idealmente in un'altra scuola, decise di partecipare all'Open Day del liceo Aristossano. Tornato a casa disse: «Mamma, dice, io ho deciso, mi voglio iscrivere all'Aristossano per un motivo, non per i miei amici assolutamente, ma mi è piaciuto molto il discorso del preside». Per quale motivo gli è stato chiesto? E lui ha risposto: perché mamma è una persona carismatica. Dinanzi a queste parole, logicamente, e dinanzi alla fermezza di un ragazzo, ogni madre, ogni padre cede. E questo ragazzo ha iniziato il suo percorso, che ha avuto termine l'anno scorso, e che ancora oggi parla in maniera entusiastica del suo preside, e soprattutto della grande forza e della sua motivazione che gli hanno consentito, ecco, di procedere avanti nel suo percorso di studi. Per questo motivo io, come mamma di quel ragazzo, ringrazio il preside professor Salvatore Marzo a nome non solo mio, ma di tutti i genitori, di tutte quelle mamme, di tutti quei papà che hanno avuto i figli iscritti in questa scuola e che ancora ce li hanno. Non solo, ma io lo ringrazio anche in qualità di docente, dal momento che ho seguito anch'io il percorso dei miei figli e ho deciso di venire anch'io in questa scuola. Grazie e ci mancherà tantissimo. Ci mancherà il preside Marzo, perché per tanti motivi, ma soprattutto perché pochi come lui amano Taranto, la sua natura, la sua storia e tutti i suoi tesori. Grazie, preside. Ci mancherà il preside Marzo, perché con la sua tenace e ferma ambizione ha saputo trasmettere il coraggio e la forza di un vero guerriero spartano, come spesso ho potuto sentire dalla sua voce. Grazie, dunque, preside, per il coraggio che ha saputo imprimere al nostro lavoro, spingendoci sempre a guardare oltre la punta del nostro naso, per aver condiviso con noi e con gli alunni la capacità di affrontare anche le circostanze più difficili, per la spinta ad essere docenti, competenti e pronti al cambiamento. Il suo messaggio ci sprona a cercare traccia di questa sua passione, oggi e nelle sfide che ci attendono. L'augurio che le rivolgiamo è di intraprendere nuovi avvincenti percorsi e chissà di poterne condividere almeno qualche passo. Ci mancherà il preside Marzo perché? Sono tante le ragioni del perché ci mancherà il preside Salvatore Marzo e mi sento di dire personalmente a nome del dipartimento che rappresento perché un preside prima di essere un dirigente. Salvatore, mi scuserete la confidenza, è per me una persona, un amico sempre pronto ad ascoltare i suoi docenti e a preoccuparsi per loro. Un preside capace di evitare conflitti e risolvere con la serenità dovuta le situazioni più difficili e problematiche. Un preside perché non si è mai sostituito ai docenti e che li ha sempre coinvolti, accolti nelle decisioni che li riguardavano, ma anche pronto a scegliere nei tempi e nei modi giusti per tutti. Una risorsa, perché è riuscito a realizzare un ambiente scolastico sereno e felice anche al di fuori della scuola.
un motivatore, vicino nei successi e compagno negli insuccessi. Ci mancherà il nostro preside, mancherà soprattutto quel sentirsi spalleggiati, sapere che tanto c'è sempre Salvatore, sapere, parlo soprattutto per me, di non essere mai soli. Grazie Salvatore, tu sei e sarai sempre insieme a noi il tuo liceo Aristossolo. Il preside Marzo ci mancherà perché è riuscito a dare a tutti noi alunni la possibilità di esprimere al meglio le proprie propensioni e i propri talenti. Perché ci ha fatto vivere il nostro territorio in maniera differente. Per averci sempre spronati a dare il meglio di noi stessi, ad aiutarci l'un l'altro e a diventare una grande famiglia. Perché anche in una situazione difficile come questa è riuscito ad essere un punto di riferimento per molti. E per questo ne saremo immensamente grati sempre. Il preside Marzo mancherà l'Aristossolo perché, ora che ci penso, a me non mancherà proprio, perché in effetti anche io mancherò alla scuola, e quindi però posso dire solamente una cosa, che è stato per me un insegnamento di vita anche dal punto di vista organizzativo. E tutti questi anni insieme abbiamo lavorato con serenità, appianando tanti di quei problemi, per cui uomo di grande equilibrio e attorniato anche da persone di grande equilibrio. Il nostro faro potrebbe sembrare una metafora di quello che lei è stato per noi in tutti questi anni, anzi volutamente lo è. È stato effettivamente così, per noi, per la scuola, una guida serena, amichevole, autorevole, con cui confrontarsi per trovare sempre la soluzione migliore. E ci siamo sempre trovati ad avere a che fare con una persona amabile, entusiasta, piena di risorse, di energie. Per cui non posso far altro che dirle grazie a nome ovviamente personale, ma anche di tutti i professori di lettere. Ad maiora, caro preside. Ci mancherà il preside Marzo perché il preside Marzo e il liceo Aristossolo è un binomio che da diversi anni è entrato a far parte della mia vita professionale. È un binomio inscindibile perché il nostro preside è stato, è e sempre sarà il liceo Aristossolo, che con lui ha trovato la giusta dimensione e la sua giusta collocazione sul territorio, perché Salvatore Marzo ha saputo dare uno spirito e un corpo a questa scuola ed appunto a Taranto, città a lui molto cara. Lui ha profuso la sua attenzione, stimolando alunni e docenti a promuovere il patrimonio culturale, storico e paesaggistico dell'arco ionico tarantino attraverso progetti di respiro internazionale, e che sarebbe lungo elencare, ma almeno uno ci tengo a ricordarlo: lo Ionio, cuore del Mediterraneo. Molto dobbiamo al preside Marzo. Se i nostri alunni vengono stimati e apprezzati anche all'estero durante gli scambi culturali, perché lui ha messo noi docenti e gli alunni nelle migliori condizioni per poter svolgere un'eccellente e performante attività didattica. Il Dipartimento di Lingue, caro preside Marzo, le sarà riconoscente anche negli anni a venire, con la speranza di poter continuare a insegnare nel binario da lei tracciato. Grazie, preside Marzo, e arrivederci a presto. Non dimenticheremo il preside Marzo per le sue sfide, per la sua passione, per le sue non celate intemperanze, per la sua capacità di dare alla nostra scuola un'immagine sempre più forte e rinnovata, per il suo impegno nei confronti di tutti, dei deboli e dei forti. Lo abbiamo sognato, odiato, lo abbiamo amato e apprezzato, e gli auguriamo un'ottima vita. Il preside Marzo ci mancherà
perché abbiamo avuto modo di conoscere la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza, il suo perseguire con tenacia gli obiettivi prefissati per una migliore qualità della scuola. Ci mancherà per le opportunità date nell'attivazione di tante idee, progetti, strategie educative, strategie didattiche, mirate, promosse e sostenute, che hanno contribuito notevolmente all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto. Non verrà dimenticato perché la sua professionalità e serietà non è mai venuta meno. Ha sempre agito con perspicacia e correttezza, contribuendo alla crescita culturale ed interiore di tutti gli alunni che hanno frequentato il nostro liceo. Il preside Marzo non lo dimenticheremo, perché nel nostro liceo ha creato un clima di rispetto. Il rispetto è la base delle relazioni con gli altri e verso noi stessi. Il rispetto è qualcosa che permette di far sì che le relazioni non si sgretolino. Ebbene, lui con i suoi comportamenti rispettosi ha di conseguenza generato rispetto. E l'ingrediente chiave di questo è stata la sua gentilezza. Alla gentilezza poi si è aggiunta la sua affidabilità di chi rispetta sempre la parola data, ed è questo che ci dà il metro di giudizio delle qualità interiori. Altro elemento che lo caratterizza è la credibilità, che è la conseguenza della sua storia personale, della sua preparazione. Ultimo elemento, ultimo non per importanza, è l'empatia. La sua capacità di comprendere gli altri e creare ponti che uniscono, collegano e non dividono. Ed è proprio questo il clima della nostra scuola, la collaborazione. Premesso tutto questo, il preside Marzo ci mancherà. E a lui dedico quella frase di Victor Hugo, e cioè: colui che apre una porta di una scuola chiude una prigione. Il preside Marzo ci mancherà perché è il preside di tutti, perché con lui si può parlare, perché è il preside della comunicazione e del rispetto. Caro preside, buongiorno. Avrei da dirle tante cose, ma l'emozione è molto forte, per cui riuscirò a dire quello che effettivamente sento. Sono stati anni importantissimi per me, perché ho tenuto accanto una persona che mi ha dato un sostegno sotto tutti i punti di vista. Ho lavorato con tranquillità e con piacere. Ho dimostrato a tutti i miei alunni la sensazione che sentivo ogni giorno che entravo in aula, con grande forza e responsabilità, e questa forza me l'ha data lei per il suo carattere, per il suo modo di rappresentare la scuola, il nostro istituto, il liceo Aristosseno, il quale è cresciuto tantissimo, e io ne vado fiera. Quindi, caro preside, le auguro tutto il bene di questo mondo. Proverò in brevissimo tempo a fare un saluto e un augurio al preside Marzo. Io sono in questa scuola da un anno prima di lui e già avevo idea che l'Aristosseno fosse una scuola di comunità. Devo dire però che l'anno successivo, quando in questa presidenza è entrato il preside Marzo, io ho capito che avrei avuto a che fare con il preside, con la P maiuscola. I miei anni qui sono trascorsi insegnando vari indirizzi, fino a che nel 2016 il preside Marzo mi ha chiesto di diventare la sua prima collaboratrice e sono diventata vicaria, con molti, molti timori di non essere in grado di stare accanto a un preside della sua levatura. Ma ho pensato che forse era facile anche per questo, perché avevo lui come esempio, lui come insegnante in ogni passaggio del mio lavoro,
Sapevo che potevo contare su di lui, che davvero mi ha insegnato tanto. Adesso, preside, il nostro percorso di lavoro insieme si conclude. Io ti auguro di continuare ad avere tutti i successi che qui hai avuto nella scuola, grazie e soprattutto al fatto che, come dicevamo sempre, la porta della tua presidenza era sempre aperta e chiunque poteva venire da te, chiedere un consiglio, una tua opinione, un tuo parere. E tutti noi abbiamo usufruito di questa tua grande generosità e passione per la scuola. Auguri, preside, buona continuazione di vita anche senza l'Aristosseno, anche se noi saremo sempre la tua scuola.